Sono stato molto duro nei confronti del governo e sono oggi ancora più duro nei confronti del governo. Ho appena ascoltato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che pensava di fare un Consiglio dei Ministri proprio a Cutro, e a me sembra una trovata mediatica anche un po' triste, anche perché noi non vogliamo sapere che ci sarà un Consiglio dei Ministri nei luoghi della tragedia, vogliamo sapere quali sono le proposte che saranno fatte in quel Consiglio dei Ministri, che si può fare anche tranquillamente a Roma. E quando sento dire anche dal Presidente del Consiglio che non avevano avuto, per così dire, un segnale di emergenza, ma invece un segnale da Frontex in una barca che si avvicinava alle coste italiane, dove c'erano persone sotto coperta e persone sopra coperta, e probabilmente anche la rilevazione di un cellulare turco, quindi si trattava probabilmente di scafisti e di migranti, con le previsioni meteo che c'erano sarebbe comunque dovuto uscire una barca, non è solamente in soccorso, non solo nel momento in cui scatta l'emergenza, ma c'è anche una previsione per prevenire l'emergenza. Allora, se si era a conoscenza che c'era una barca segnalata da Frontex, si deve anche comprendere che col tempo che c'era probabilmente si sarebbe verificata una grande emergenza. E quindi io credo che anche la trovata mediatica di fare forse un Consiglio dei Ministri lì non ci deve distrarre dalle responsabilità che vanno accertate di coloro che erano nella catena di comando e non hanno comandato bene, a partire da Piantedosi e da Salvini.